D'accordo, non mi sembra ci sia nient'altro da controllare, a parte un tizio che è qua sopra con sto fuocherello. Ora che Cacafubo è il nostro nuovo capo stregone, percorreremo una via della pace. I villaggi vicini non hanno più ragione di temerci. Questo è il fuoco della segnalazione, lo usiamo per inviare messaggi dai villaggi vicini. Spero che questi messaggi calmino i nostri vicini. Eh beh, lo sperano tutti, immagino. Quindi Pierce, ora tu rimani con noi per sempre, siamo best friend. Fammi solo vedere, io posso proseguire da qualche parte? Mi sa che questa è l'ultima zona visitabile a piedi. Tutto quello che dobbiamo fare ora è tornare indietro, molto indietro. Ti direi quasi di tornare all'inizio e vedere se possiamo usare Brina da qualche parte. Iniziamo dalle montagne di Kibombo. Iniziamo da qui, dove c'è una bella pozzerella d'acqua. Il problema, dobbiamo disattivare a lui ovviamente questi qua. Direi di fare un attimo un po' di scambi, solo momentanei. Purtroppo finché non avremo la pietra del gelo, dobbiamo fare così. Congeliamo l'acqua. Tac. Ok, Sara sale di livello, bravissima. E ora che abbiamo, esatto, congelato l'acqua e soprattutto Jenna sa fare crescita, giù, proseguiamo e andiamoci a prendere un altro Digin di vento. Vai via da qui. Tac. Eccolo qua. Dunque non dovremmo avere nessun tipo di problema, immagino, a ucciderlo, però giusto per stare sicuri usiamo i colpi più forti che abbiamo. Vorrei vedere giusto scintille. Megiddo! Mi sa che lo uccidiamo. Neanche un colpo, veramente. Vabbè. Pam 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 pam. Saliamo dall'altro lato e vediamo che cosa ci nascondono. Vabbè, tanto non c'è nessuno che può fermarci qui, quindi possiamo visitarcela con calma e vedere da tutte le parti se c'è qualcosa che abbiamo missato. Ah, giusto! Abbiamo un nuovo Digin, non ho ancora visto che cosa fa. Calma un nemico. E se lo piazziamo diventiamo incantatore addirittura. Con un bel boost di attacco e velocità. Beh, oddio. Neanche tanto, sono solo 30 punti in più. Però 30 punti in più che non buttiamo via. E via, riproseguiamo la nostra magica avventura. Iniziamo tornando un attimo qui. Non mi sembra ci fosse, esatto, nulla da fare. Al contrario invece, qui dove c'è il dirupo di Gondwan, c'era al 100% una zona da congelare. Forse anche più di una. Ma una era importante, mi sa. Il problema adesso è ricordarsi dovessi che sono tutte quante le zone da congelare. Stavo andando a tempo con lui che ballonzolava. Allora, eccola qui, perfetto. L'abbiamo trovata subito in pratica. Ho sbagliato tra l'altro, sì, energia. È stato facile. Vediamo che cosa otteniamo. Allora, c'è una discesa, qui non c'è nulla. Ok, giusto per scrupolo l'ho fatto. Ok, dove siamo? Ah, il fungo verde. Ottimo. E credo che fosse l'unica cosa che potevamo fare. Nel senso, c'era un'altra colonna di ghiaccio da fare, ma mi sa che era solo uno shortcut quello, vero? Madonna mia. Quella spada qui ha distrutto veramente tutto. È vero, abbiamo lasciato indietro. Vabbè, tanto ci dovremo ritornare lì alla statua quando il bimbo smetterà di rompere le palle. Abbiamo lasciato indietro un cristallo psi energetico. Vorrei provare a usare di nuovo, come si chiama, ritirata, e vedere se succede qualcosa. Allora, oltre al deserto non mi sembra ci fosse da usare da nessuna parte Brina. A Mandra però c'erano le catacombe, devo usarla. E tra l'altro siamo di nuovo con Pierce qui. E tu chi sei? Non c'eri prima. Conoscete per caso una ragazza di nome Adexia? Sì. Sì? E dite che mia sorella è morta? No. Se non conoscete mia sorella, allora non abbiamo niente da dirci. Addio. E allora se ti dico che è morta? Se continuate con queste bugie dovrò zittirvi io. Andate via. Zoccola. Vorrei vedere il Digin di fuoco, se ora è cambiato qualcosa. Un gruppo di viaggiatori è passato di qui recentemente. Hanno detto di cercare un'isola chiamata Lemuria. Oh, quindi vuol dire che qualcuno è già passato, eh? Nonno! Come facciamo a superare i dirupi tra qui e Gondwan? C'è qualcuno che lascia delle corde dall'altro, non avremo problemi. Che vuole nonno? Mio marito adora quei funghi rari che crescono dei dirupi del Gondwan. Vorrei che qualcuno glieli portasse. Ah, li vuole tutte e due lei? Tenghi, tenghi, prendi. Jenna usa il fungo del riso.
Ma è davvero... è davvero uno dei suoi funghi preferiti? No, caro, sembra uno di essi, ma non lo è. Ah, era la vecchia, ok. Grazie per averlo portato, ma non è il tipo di funghi che mi piace. Per favore, cercheresti i funghi che piacciono tanto a mio marito? Ok, quindi... è l'altro? Ma è davvero... oh sì, caro, proprio quello, è davvero uno dei funghi preferiti. Hai scalato di rupi solo per prendere questo fungo per noi. È la cosa più gentile che qualcuno abbia fatto per noi. Bisogna ringraziarti. Che ne dici di quella creatura là sopra? Ma cosa potremmo dare a un guerriero come te? Difficile. Ci penso io, aspetta, vado. Ah, ho capito, arrivo. Ecco qua, questo si chiama Fuffi. L'ho trovato qui che girava nel giardino. Non so se vuoi un cucciolo, ma è tutto ciò che possiamo offrirti. Abbine cura! Pam 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 pam. Il Digi di Marte si è unito a Jenna. Non vedo l'ora di mangiare funghi tritofolati. Questo è un fungo così grande che ne mangeremo per giorni. Ah, buon per voi. Allora, Digi in de fuoco, Ciricia. Se lo attiviamo a lei diventa una sceta, perfetto. E gli aumenta di un bel po' tutte le statistiche. Se lo diamo a Jenna, aumenta un po' di statistiche ma niente di che. Ok, lasciamolo a lei. Devo solo un attimo andare a ricontrollare una cosa, perché mi sembra di aver missato, ma forse mi sbaglio, una pozza d'acqua al villaggio di prima, quello oltre i dirupi. Dopo di quello non penso di dover fare nient'altro, possiamo tornare tranquillamente alla nave di Pierce. Dunque, qui c'era la pozza d'acqua. Eccola qua, briniamola. E ora dobbiamo fare il giro con la corda, arrivare di qua e poi con la corda scendere e salire sulla cosa di ghiaccio. Non dovrebbe essere difficile, insomma. Ora con questo, tac, e andiamo dall'altro lato. Prima di andare qui andiamo a vedere cosa nasconde il forziere, stavo per dire. Allora, forziere, che cosa nascondi? Qual è il tuo grande segreto? Una pozione nebbia. Una pozione nebbia. 300 a tutti. Ok, non è terribile come oggetto, ma vabbè, non ci fa schifo, insomma. Vediamo qua dentro invece. Allora, qui c'è l'altra porta che l'altra volta non siamo riusciti a passare. E c'è un forziere. Fammi indovinare. Ovviamente. Caduto di sotto? Ora che abbiamo trovato quell'altro forziere, andiamo a vedere che cosa nasconde. Credo sia nella stanza qua principale, però, giusto per sicurezza, le controlliamo tutte. Esatto. La chiave delle rovine. Una chiave trovata nelle rovine di Mandra. Strumento raro. Sbaglio, avevamo trovato una porta chiusa noi. C'era più in profondità, se non ricordo male. Esatto, questa porta qui. Perfetto. Oh oh, interessante. Quale evocazione sarà? Abbiamo trovato Moloch. Due di acqua e uno di vento. Perché non provarlo subito allora? Uno di vento, due di acqua. E credo che in questa zona abbiamo finito. Moloch, tiè, e voi tutti. Moloch! Sembra un Digimon. Ha fatto un routine di ghiaccio, insomma. Carino. E con questo direi che anche le rovine di Mandra sono a posto. Dicevo, torniamo un secondo indietro, faccio un controllo veloce di una cosa e poi ritorniamo alla nave. Ah, vedi, qualcosa l'avevo missato, c'è un ponte. Boh, magari c'è un altro paesino, si sa mai. No, niente paesino, solamente un Digin d'acqua. Che culo. Vai, catturatelo, forza. Non fatelo scappare, il bastardo. Morto? No. Incredibilmente ha resistito. Prendilo. Fatto. Andata. 5 Digin d'acqua già. Che culo. A quanto siamo quindi? 5-4-4-4? Questo è... freddo.
5, 4, 4 e 3. Quindi se lo equipaggio a Jenna aumenta solo le sue statistiche, il che va bene perché al momento ha pochi pp. Ottimo. Però fammi solo vedere se faccio a cambio con noi, se ci guadagniamo o ci guadagna lei. Tra l'altro Jenna ha 196 di attacco, cioè veramente esagerata al momento.